Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Siamo qui in studio, lo studio gentilmente offerto dalla redazione di gentiluomodigitale.it con il dottor Paolo Mainardi, che abbiamo già avuto ospite precedentemente da noi, che quest'oggi ci parlerà della nutrizione nell'era del microbiota. Benvenuto Paolo. Buongiorno, grazie Vito, siamo di nuovo qua. Bene, in effetti questi anni sono anni di profonda rivoluzione culturale nell'ambito della medicina e della nutrizione, perché quello che abbiamo capito sul ruolo di questo organo dimenticato, che è il microbiota, sconvolge dei concetti che fino a poco tempo fa erano molto importanti in questi settori. Per questo segnalo che l'interesse, diciamo, del mondo scientifico è molto forte. Nel 2018 il professor Franzoni, che è presidente della Società Italiana di Neuropediatria, ha invitato a tenere una comunicazione al congresso nazionale della SIMP a Bologna proprio su asse microbiota intestino e cervello nei disturbi del comportamento alimentare. Perché tra le mille cose che questa popolazione microbica fa, sappiamo che controlla l'immagazzinamento dei grassi, controlla il metabolismo degli alimenti e dei farmaci. Ma fa molto di più, perché ci controlla il comportamento al nostro comportamento alimentare, cioè il nostro appetito, il nostro senso di sazietà, cioè ci regola il nostro rapporto con il cibo. E infatti, esperimenti su dei topi in cui vengono privati di particolari recettori che si chiamano toll-like receptor, che controllano la comunicazione tra i batteri e le nostre cellule del sistema nervoso enterico, cioè tagliando questa comunicazione, questi topolini, pur mangiando a dieta standard, diventano obesi, a confronto invece del wild type, cioè del topo a cui non sono stati tolti questi recettori, che rimane enorme peso. Quindi il problema dell'obesità, della perdita del controllo del peso corporeo, dipende da questi batteri, cosa decidono di fare nei confronti del cibo, cioè come trasformarli. Questi topi privati di questi recettori, quindi scollegando la popolazione microbica da quella del neurone enterico, aumentano di 20% di peso e hanno elevati livelli di trigliceridi, di colesterolo, di pressione sanguigna, aumenta la produzione di insulina, consumano molto più cibo che il wild type. Se lasciati a dieta libera, cioè quindi che possono mangiare quello che vogliono, arrivano a manifestare i sintomi della sindrome metabolica. Sviluppano coliti e hanno un intestino infiammato. Solo riducendo il rapporto tra due popolazioni che sono le più importanti che ospitiamo, che sono i firmicutis e Batteroidetes, solo se uno riduce questo rapporto, allora ottiene un dimagramento. Capiamo benissimo già da adesso come il calcolo delle calorie alimentari non c'entra assolutamente niente, non è quello che mangiamo, è come questi batteri decidono di trasformarli. E un'alterazione di questa popolazione microbica, cioè la famosa disbiosi, è presente in soggetti anoressici come in soggetti obesi. Allora ecco che le tabelle delle calorie alimentari possono essere tranquillamente annullate, cancellate. Ancora oggi quanti nutrizionisti si basano su queste tabelle per elaborare diete alimentari, che alla luce della conoscenza proprio non ci dicono assolutamente niente. Se siete interessati, oltre appunto all'inutilità delle calorie alimentari, oggi è evidente che non ha più senso dividere il cibo in grassi, carboidrati e proteine, perché vedremo nella prossima puntata come, alla luce delle attuali conoscenze sul microbiota, non abbiamo nessuna informazione se uno ti dice mangia una dieta con un tot per cento di grassi, un tot per cento di carboidrati, un tot per cento di proteine. Bisogna entrare all'interno di queste classi per andare a capire, ma questo, se Vito mi rinvita, sarà la prossima puntata. Grazie Paolo per il tuo intervento, sicuramente ci rivedremo presto, sempre qui negli studi di Gentiluomo Benissimo. Digitale.